il miglior modo di preparare una cavità per un restauro diretto posteriore. Ovviamente rispetto al passato non abbiamo più l'extension for prevention, ma abbiamo una prevention of extension, quindi stiamo molto conservativi, andiamo a rimuovere l'indispensabile, quindi il tessuto cariato e le porzioni di vecchio restauro che dobbiamo sostituire, e a questo punto la nostra cavità in qualche modo è già fatta. Abbiamo una serie di piccole considerazioni da fare, ma in questo video quello che io voglio enfatizzare è il tipo di preparazione marginale della nostra cavità. Quindi noi generalmente in una cavità di seconda classe, consideriamo ad esempio una MOD, avremo dei margini occlusali e dei margini cervicali interprossimali. Bene, sui margini occlusali non abbiamo bisogno di grosse bisellature come in passato veniva descritto, ma ci basta fare un bud joint, quindi una preparazione rifinita, abbastanza verticale, se vogliamo con una leggerissima inclinazione a mo' di bisellatura, ma veramente minima, perché non abbiamo questa grossa necessità di andare a creare delle lunghe bisellature. Per quanto riguarda il gradino cervicale, possiamo andare a attuare diverse strategie, la letteratura ce ne ha proposte diverse, preparazioni bisellate, preparazioni concave, preparazioni a bud joint orizzontale, quindi con un taglio netto orizzontale. Come protocollo ad aesthetics, noi generalmente preferiamo la via più semplice, quella che nella realtà clinica, nella pratica di tutti i giorni, sia quella più attuabile e più predicibile. E quindi preferiamo un bud joint orizzontale, quindi andiamo a rifinire semplicemente i margini di questo slot, sia che questo slot sia in dentina o che sia in smalto. Poi ovviamente magari in un argomento di un altro video potremo parlare di quali sono i migliori modi per sigillare questo gradino cervicale nei differenti tessuti duri, che siano esso smalto o dentina. Per fare questo possiamo andare ad utilizzare delle frese che tagliano solo in testa e quindi non hanno una parte lavorante sulle pareti, ma soltanto sulla parte apicale. E quindi in questo caso possiamo, anche in una zona insidiosa come quella interprossimale col dente vicino, andare a fare una buona rifinitura e poter poi così andare a chiudere con una matrice e creare un buon sigillo cervicale. Anche perché dobbiamo ricordarci che l'infiltrazione cariosa, la carie secondaria in queste zone, è una delle prime cause di fallimento dei nostri restauri. Se ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici, ci vediamo al prossimo. Ciao!